ti vorrei chiedere, insomma, come valuti questo momento, che spiegazioni dai a questa prestazione che è stata sconfortante, almeno nel primo tempo. Qualche segnale, diciamo, di ripresa nel secondo. Ma sì, rammarico è tanto perché non riusciamo a dare continuità di prestazioni, soprattutto a livello di atteggiamento, ecco, perché martedì, seppur soffrendo, avevamo dato segni di grande agonismo e che oggi, per tutto il primo tempo almeno, sono mancati totalmente. Ecco, penso che così molli si fa fatica, ecco, ci vuole tutt'altro spirito, tutt'altro atteggiamento, ecco, soprattutto in questo momento, per credere appunto a quello che già è un percorso difficile. Ecco, buonasera Fiorillo. Proprio a tal proposito, visto che la classifica è quella che è, la posizione è molto grave, le prestazioni sono brutte, perché questo spirito battagliero manca? La classifica è pessima, bisognerebbe andare in campo con un altro atteggiamento. E perché una partita sì e magari è 5 no, almeno a giudicare da quest'ultimo scorcio? Non lo so neanche io, dobbiamo veramente singolarmente farci un esame di coscienza, ma profondo, per capire che in questi momenti qua ci vuole anche coraggio, ci vuole coraggio di osare qualcosa in più in campo, perché la situazione, parliamoci chiaro, ad oggi è disastrosa, quindi ci vuole un cambio proprio nell'interpretazione anche della gara. Dobbiamo appunto togliere questo freno a mano che spesso teniamo su, perché così si fa veramente fatica all'interno della partita. Vincenzo, Vincenzo. Sì, vai Luciano, vai. grazie. Ciao Vincenzo, senti, tu sei un uomo di lungo corso qui a Pescara, hai vissuto momenti bellissimi, ma hai vissuto anche delle stagioni molto complicate per certi versi simili a questa, quella della Serie A, con tutte le differenze del caso, ma anche quella della salvezza di Pillon e quella dell'anno scorso. A livello di atteggiamento, perché di tattica con te ovviamente non è il caso di parlarne. Il gruppo, rivedi gli stessi spettri o qualcosa di peggiore? No, guarda, sono più preoccupato per questa mancanza di continuità, ecco, nell'atteggiamento. Ripeto, bisogna cercare di avere un altro spirito, ecco, di tenerci tanto a questa situazione, volere veramente venire fuori anche un passo alla volta, però allo stesso tempo credo che ci voglia anche un pizzico in più di coraggio, ecco, quando scendiamo in campo, perché non si possono alternare queste fasi delle partite dove magari a volte hai più coraggio e certe cose ti vengono, e a volte dove subisci troppo, passivamente l'avversario. Ivano? Sì, ciao. Il mister prima parlava di due aspetti che tu hai rimarcato. Uno soprattutto è quello del coraggio. Il mister parlava anche che purtroppo non si riesce a fare quello che poi in settimana si prova. Eppure questa è una squadra che, soprattutto da quando il mercato si è chiuso, quindi con i nuovi innesti, è una squadra molto più esperta come curriculum, come pedigree, come età rispetto a quella che c'era prima. Come te lo spieghi questo fatto che la personalità che dovrebbe essere propria delle squadre esperte, invece è quella che proprio manca in questa squadra? Sì, sta venendo a mancare, non in tutte le partite, ma ad oggi nella maggior parte, ecco. E come ho detto prima, se facciamo una prestazione così gagliarda Empoli, oggi dovevamo dare continuità perlomeno sotto quello che era l'aspetto dell'agonismo e della determinazione, della grinta. Poi ci sono gli avversari che cambiano, che sono organizzati, che hanno dei punti di forza. E invece molto spesso siamo qui a commentare prestazioni scialbe di determinazione, e questo
non possiamo proprio permettercelo. Questa è la prima cosa che va cancellata, va aggiustata, va messa a posto appunto con un esame di coscienza vero che sia profondo di ognuno di noi, che tiri fuori quanto ci tenga, ecco, a questa situazione. Ma scusa e concludo, ma secondo te può bastare questo per recuperare tutti i punti che comunque siamo a recuperare? Perché è chiaro che adesso è una rincorsa dove non puoi più giocare per il pareggio, cioè può bastare questo se ci deve essere anche qualcos'altro, visto e considerato che sui nervi forse abbiamo preso il pareggio a Empoli, oggi la reazione dell'ultimo quarto d'ora, ma forse i nervi non bastano, ci servirebbe qualcos'altro. No, sicuramente non basta solo questo. Quando parlavo di coraggio, parlo di coraggio di provare le cose che si preparano in settimana, perché se poi dopo in campo scendiamo timorosi e contratti così, abbiamo visto che facciamo ancora peggio, e penso sia questa l'unica cosa. Ma da che cosa dipende, scusa Vincenzo, perché se le provate in settimana e riesce tutto bene, poi il giorno della partita, non so, siete contratti, cioè, qual è la motivazione, qual è la causa? Beh, ma sicuramente la classifica non ti aiuta, ecco, devi tirare fuori qualcosa da dentro, ecco, cercare di estranearti un attimo, almeno per quei 90 minuti, 100 minuti, da quella che è la situazione attuale, e fare una partita appunto al massimo, cercando di osare anche qualcosa in più, cercando di tirare fuori quelli che sono magari i propri punti di forza. Vince, ciao, buonasera. Si parla di questo esonero di Breda, del probabile arrivo, si fanno genomi di Grassadonia, forse potrebbero richiamare Odd, però una costante c'è, Vincenzo, cioè ci siete voi in campo. Una persona come te che ha fatto una scelta di vita e che ama Pescara, l'hai fatto tu e lo sappiamo tutti, ti abbiamo sempre elogiato per questo, ma come gli fai a trasmettere da capitano ad altri tuoi compagni? Io vedo, Vincenzo, certi atteggiamenti veramente fastidiosi e indisponenti di alcuni tuoi compagni di campo, cioè queste sono cose che non si allenano, Vincenzo, cioè, lo sai meglio di me, è chiaro che tu, Balzano e forse qualche altro ragazzino, per il resto c'è da veramente mettersi le mani sui capelli, che io non ho. Guarda, abbiamo anche questa settimana appunto ci eravamo anche parlati tra di noi, ci eravamo guardati in faccia, e appunto a Empoli avevamo fatto un altro tipo di prestazione. Quella di oggi onestamente mi lascia sorpreso, ci lascia sorpresi, che pensavamo appunto di dare continuità, ma come ti ho detto prima nasce da ogni singolo giocatore, ecco, nasce dalle motivazioni vere che uno ha dentro di volere il bene del Pescara da qui a fine campionato, ecco, sono, come avete detto voi, sono cose che non si allenano, ma sono cose che si possono cercare di trasmettere in qualsiasi maniera, ecco, con le buone, con quelle cattive, in ogni modo. Noi dobbiamo cercare, non è semplice, dobbiamo cercare però questo di farlo passare da qui alla fine, ecco, perché non possiamo permetterci lontanamente di mollare a febbraio un campionato, ecco, non lo possiamo, in primis per noi stessi, se abbiamo un po' di orgoglio, e per rispetto appunto di una città, ma ripeto, prima ancora di noi stessi come professionisti, perché penso che dentro dopo queste prestazioni non stia bene nessuno. Vincenzo, scusami, credi che qualche tuo compagno si senta già retrocesso? Perché a me, io ho avuto questa impressione al termine della gara di oggi. Si può anche perdere, si può anche retrocedere, però lottando un po' di più, Vincenzo. Se qualche mio compagno si sente retrocesso, non lo so, penso che chi se ne debba accorgere, chi ha questo tipo di atteggiamento, può benissimo starsene fuori da qui alla fine. Noi dobbiamo, ti ripeto, è troppo presto adesso per tirare queste somme. La situazione è vera e drammatica, ma come ho detto prima, non possiamo permetterci ora di mollare, e non lo faremo. Le parole le abbiamo fatte, sono sempre le stesse, sono già tante.
e cerchiamo ora di preparare la prossima partita. Senti, io ti faccio un'ultima domanda perché i numeri non mentono mai, però nelle prime 8 partite della gestione Breda avete fatto 12 punti e il tecnico aveva rianimato il Delfino. Secondo te che cosa è successo, Vincenzo? Perché è strana questa metamorfosi negativa, cioè un punto nelle ultime 6 partite, 5 sconfitte. Non faccio fatica a risponderti perché, come ti ho già detto adesso, penso nasca da tante cose, ecco, dall'atteggiamento, dal coraggio, dal voler osare fare quel qualcosa in più e andare oltre i limiti che oggi stiamo dimostrando singolarmente come giocatori.